oggi, essendo il 13 di dicembre, celebriamo la luce. Quindi non solo nella cristianità si celebra appunto la luce con Santa Lucia, ma esistono tradizioni che non sono cristiane che nel giorno del 13 di dicembre celebrano comunque l'avvento della luce. Lo facciamo con gli occhi, quindi una piccola pratica di yoga per occhi, ma vi chiedo di procurarvi una candela, qualsiasi essa sia, che sia sicuro tenere vicino al vostro tappetino, perché faremo poi la pratica di Trataka e vedremo dopo come farlo. Allora, innanzitutto ci preoccupiamo di rilassare proprio i nostri occhi. Iniziamo a strofinare le mani una contro l'altra fino a che diventeranno molto molto calde. Quando saranno sufficientemente calde le appoggeremo a coppa sugli occhi, rilassiamo, sentiamo il calore che si trasmette dalle mani agli occhi. Lasciamo andare le braccia, riapriamo gli occhi e cominciamo a stimolare i muscoli proprio dei nostri occhi. Portiamo braccio sinistro in avanti con il ditino, il pollice che spunta, braccio destro a destra. Rimango con il viso in avanti e vado dalla punta del dito sinistro a quella destra muovendo solo gli occhi. Dall'altro lato, destra in avanti, sinistra di lato, testa rimane in avanti, vado a sinistra e in avanti. Ultimi. E rilasso, perfetto. Adesso portiamo le dita al di sopra delle sopracciglia e massaggiamo andando verso l'esterno, dal centro verso le tempie, e lascio andare. Continuo. E mi fermo. Cerchiamo di rilassare, continuo a dire la parte superiore, quindi facciamo la posizione dell'adetto. Portiamo i pollici all'esterno delle mani, appoggiamo gli avambracci a terra e portiamo i pollici tra le sopracciglia dove c'è il cosiddetto terzo occhio. Rilasso il collo, lascio andare. Piano mi riporto su. Facciamo ancora qualche movimento per il collo, parto in avanti, scendo giù e torno. Adesso andiamo a sinistra, centro, destra, centro. Ultimo.
centro. A questo punto possiamo passare a Trataka. Trataka significa guardare fisso. Quindi prendiamo una candela, la accendiamo. La poniamo più o meno ad un braccio di distanza da noi. Che cosa dobbiamo fare? Ci mettiamo in posizione comoda, guarderemo la fiamma della candela, non sbattendo le palpebre, quindi a un certo punto i nostri occhi si riempiranno di lacrime. A quel punto chiuderemo gli occhi. Vedremo l'immagine speculare della fiamma impressa nel nero, diciamo, di quello che appare quando chiudiamo le palpebre, e fisseremo questa immagine fino a che scomparirà. Lo facciamo pian piano, inizio a guardare la fiamma. Proviamo a farlo una seconda volta. Ovviamente se il vostro percorso dura di più, ignorate la mia velocità e fatelo alla vostra velocità. Continuerò a rimanere con gli occhi chiusi perché dopo la visualizzazione faremo una piccolissima meditazione. Mi concentro infatti su un'immagine, quella della luce. Può essere un fiammo, può essere una luce elettrica, può essere il sole. Cerco di visualizzare questa immagine nella mia mente. Sento questa luce che mi illumina, come se ce l'avessi davanti. Illumina il mio viso, può scaldare il mio viso. È un po' come quando sto al sole e mi sentirò rilassato, avvolto. Si rilassa, le mie spalle si rilassa. Ricordo di portare con me questa luce sempre, perché sono io che la posso creare. La mia fonte di luce. Riempio gli occhi, mi allungo facendo qualche respiro, inspiriamo e ci allunghiamo.
Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Ultimo. Inspiro. Ed espiro. Grazie per aver praticato, per aver di nuovo magari scoperto qualcosa che non sapevate, qualche tecnica da poter applicare. Spero che i vostri occhi siano più rilassati, più puliti e ci vediamo domani.